Mamma mia ragazzi, mamma mia, che partita abbiamo fatto? Che cazzo di partita abbiamo fatto? E sono contentissimo di ritornare innanzitutto con i post partita che mi sono mancati, ma sono contentissimo di ritornare in questo modo, con gioia, al di là del risultato, con gioia proprio nel vedere questa. Prima parlavo con un amico. Uno di voi, in realtà, che è diventato un amico alla fine, parlavo, no? Che a un certo punto mi ha scritto e mi diceva: stai vedendo la partita? Io, in realtà, credevo di sì, però forse sto vedendo una replica del Barcellona di Guardiola. Ma esagerazioni a parte, io vi dico la verità: non ero minimamente preoccupato perché sapevo che c'era questa comunque abissale differenza ormai e sapevo che comunque l'entusiasmo avrebbe un po' travolto il Modena, e così è stato alla fine, li abbiamo presi a pallonate. E dobbiamo parlare di tutto, quindi veloci veloci, iscrizione al canale se non siete iscritti, fatemi sapere ovviamente il vostro parere nei commenti, già li sento. Ah, ma che dicevi sul Retegui? Parliamo anche di questo, non vi preoccupate perché io non mi tiro poi indietro. E perché no? Se non lo fate, seguite il profilo Instagram perché molto male se non lo fate, molto male se non lo fate. Lì sentenziamo proprio a profusione. Tra l'altro, prossima settimana già vi ho anticipato che usciranno la trilogia di video sul Fantacalcio. Domani vi porto le pagelle dove poi approfondiremo singolo per singolo tutto quello che abbiamo visto stasera, anche i nuovi, dove c'è molto di cui parlare. E poi, insomma, riprende tutto post partita, questo, quest'altro. Quindi andiamo. Andiamo, allora vi dicevo, non ero preoccupato, non ero... Ecco, partiamo dalla cosa di cui ero preoccupato, dall'arbitro, ecco, su Instagram ve l'ho detto anche in più di un'occasione. Aureliano, io ho il ricordo di quel Genoa-Reggina, e se questa partita non è diventata quel Genoa-Reggina, lo dobbiamo semplicemente alla non cattiveria dei giocatori del Modena, cattiveria proprio nel vero senso della parola, perché il Modena è una squadra molto più tranquilla rispetto alla Reggina, che se ti deve venire a prendere a calci, ti viene a prendere a calci. Però la partita è sfuggita di mano sotto quel punto di vista esattamente come Genoa-Reggina. Anche noi, attenzione, abbiamo fatto un paio di interventi che magari un arbitro più così ti viene a rompere i coglioni. Ma anche il Modena, ragazzi, 3-4 occasioni che ci è entrato sulle caviglie. Cioè, quando c'è Aureliano c'è licenza di uccidere. Quando c'è Aureliano c'è licenza di uccidere. Io prima mi sono andato a vedere perché mi tarlava in testa questa cosa. Mi sono andato a vedere anche la copertina del film di 007 e ci somiglia. Ci somiglia. Saranno coincidenze? Io non lo so. Boh, stasera non fa niente. Ok, però attenzione, c'è cioè quest'arbitro, rivediamolo un attimo, perché c'ha un metro che non è all'inglese, all'europeo, come si dice, no, che tu lasci un po' con noi, è un metro aureliano, è un metro a parte, e non va bene, perché va bene stasera, ok, ripeto, i giocatori del Modena sono molto tranquilli, ma se durante la stagione mi trovo un falegname davanti che mi azzoppa Gudmundsson, io poi con chi me la devo prendere, a chi mi devo far risarcire? Ma vabbè, parentesi Aureliano a parte, ragazzi, è stata una partita mostruosa da parte di quasi tutti, ma al di là dei singoli, proprio a livello di collettivo, hanno fatto tutti quasi una partita molto importante. Mi è piaciuto il modo in cui si sono trovati, cercati, l'alchimia anche, e si vedeva l'alchimia che c'era soprattutto, e questo è un plus, tra Thorsby Martin, e poi capiremo un giorno se si dice Martin o Martin. Io continuo a dire Martin perché mi sono affezionato a dire Martin. E tra Frendrup ed FT, giocatori che neanche si conoscono tanto, anzi direi poco, e si sono interscambiati tantissimo. A me questa cosa piace, 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 e quindi un plus a tutti per questo, per aver assimilato gli schemi. Un'idea di gruppo, un'idea di gioco, perfetto. Poi sui singoli possiamo spenderci parole, ma ripeto, poi lo approfondiamo domani, perché poi che vuoi dire alla fine? Gudmundsson ha fatto la partita, vabbè, fuori logica, fuori logica, e non ha giocato come ci ha abituati, eh? Giocato anche un po' pochino più, però ha toccato tre palloni, un assist, un gol, poi un'altra ha mandato al bar un paio di giocatori del Modo, cioè, vabbè, lasciamo stare. Retegui, partita pazzesca, perché poi sì, ma come Retegui? Ragazzi, Retegui, Retegui, stasera ha fatto il fenomeno.
E io lo dico, mica dico, non è vero. È vero. Calma, ma calma non sulle tecniche, calma in generale. Ripeto, partire molto bene era fondamentale, perché poi l'ho già detto nel video sul calendario, l'inizio di campionato, ragazzi, è molto pesante e molto pericoloso. Quindi avere un'iniezione di fiducia del genere, ripeto, non tanto sotto il punto di vista del risultato, che attenzione, io alla Coppa Italia ci tengo tantissimo, poi dice anche l'amichevoli, figuriamoci se sputo sulla Coppa Italia, non esiste proprio, per me bisogna giocare per vincere sempre, quindi risultato va benissimo, però proprio quello che ho visto in campo veramente mi ha entusiasmato parecchio, anche alcuni giocatori che magari volevo un attimo vedere un po' meglio, lo stesso FT che io vi ho detto, io piuttosto che appecorarsi per prendere Zanoli, io un FT così me lo tengo, e anche la difesa, che poi perdiamo Bani, quindi la maledizione lanciata dai messicani, questa è palesemente la maledizione lanciata dai messicani su Instagram, che metana Johan di qua, metana Johan di là, nome Johan no party, e tac, si fa male Bani. Cioè, io ditemi voi se non è la maledizione dei messicani. Ma palese proprio. Ci sono riusciti. Alla firma Tana Johan ha anche segnato. Quindi, ma adesso che ha segnato, noi messicani dobbiamo sorbirceli fino alla fine dei tempi. Sempre. Cioè, anche magari un giorno Vasquez va via. No, noi ce li dovevamo subire lo stesso. Ah, hai mandato via, mandale via Vasquez. No, quello forse non è messicano. Vabbè, ci siamo capiti comunque. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Insopportabile, quasi peggio degli uzbeki. Comunque, dobbiamo parlare di due cose fondamentali di questa partita: le ali e Badel. Perché proprio loro? Domani poi lo approfondiremo nelle pagelle, però io non voglio sentire, ma guarda le ali che fa, ma che schifo le ali, ma questo, oddio, ha fatto delle cose discutibili, diciamo così. E devo dire la verità, me lo ricordavo un pochino più forte. Probabilmente 2 gol su 4 Martinez li prende guardando in cielo, col tè in mano. Però il secondo gol, ragazzi, i nodi vengono al pettine. Io non lo voglio più dire, perché poi gli voglio bene. Ma quel gol, se al posto di Badel c'è un giocatore che non deve essere Pirlo, deve essere un giocatore normodotato, e non è cattiveria, però se uno non ce la fa, secondo me dovrebbe essere anche lui stesso a dire, guarda, non ce la faccio. Cioè, sembra, se tu vedi, mi sembra che era Tremolada, la tempistica con il quale Tremolada ruba palla a Badel, cioè vanno proprio a due velocità diverse, vanno a due velocità, non è possibile, quindi invito ancora, va bene quello di là, va bene il difensore, il terzino, l'attacca a tutto, ragazzi, ma se non abbiamo uno che, allora, Pirlo giocava da fermo, Iniesta ha giocato da fermo per un periodo, ma ragazzi, Badel non lo può fare, non può giocare da fermo, non ce la fa, lì un giocatore qualunque che a inizio mese non prende, non gli arriva il bonifico di pensione dall'INPS, qualunque che non gli arriva, quel pallone non se lo fa rubare, e quindi c'è un problema di base, serve un regista, un vertice basso che fa gioco, che lo fa velocemente, perché poi il resto, ragazzi, io alcuni disfattismi che vedo, ci mancano 4, 5, 8, 9, 20 giocatori, ma mancano un paio di riserve all'altezza, ma io dell'11 titolare, francamente, sì, a meno che, chiaro, poi mi arriva magari il fenomeno, ok, ma il fenomeno non arriva, io dell'11 titolare, ragazzi, c'è un solo uomo che non va bene, è Milan Badel, e mi dispiace dirlo perché gli sono affezionato anch'io, ma non va bene, e non mettiamo la testa sotto la sabbia, per piacere, non mettiamo la testa sotto la sabbia, che magari scriviamo perché qualcuno l'ho letto, ma le ali, sì, tutto quello che volete, ma tanto le ali gioca sulla Coppa Italia, quindi non poniamoci questo tipo di problema, il problema è Badel, che è un titolare al momento,
Badel è un titolare e questa cosa non la possiamo fare in Serie A. Non la, a mio parere, non la potevamo fare neanche in Serie B. A mio parere, lo sapete quante volte ve l'ho detto. Figuriamoci se possiamo farlo in Serie A. Assolutamente no. Serve uno che faccia gioco lì. Non è stato Casadei. Non può essere Aslani, come vi dico io. Non può essere. Qualcuno deve essere. Qualcuno deve, secondo me non è anche Miretti, perché Miretti non ha proprio quel tipo di gioco nelle corte. Miretti, prendiamo Miretti, fate quello che cazzo volete, ma qualcuno va preso. Complimenti a tutti ragazzi, ottima partita, ottima cornice come sempre. Ci vediamo domani per le pagelle, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fatemi sapere il vostro pensiero su tutto. Un saluto, un bacione, alla prossima.